Per Cippa Via YouTube Channel siamo in compagnia di Mister Patrizio Bensi. La domenica arriva la Virtus Entella, capolista del girone A. Insomma, inutile dire che sono quelle partite dove, insomma, una squadra come il Pavia non ha nulla da perdere. No, non ha nulla da perdere, questo non è vero, perché i ragazzi ci tengono sempre a dare il meglio delle loro possibilità e il meglio vuol dire giocare sempre per raggiungere un risultato positivo. La squadra in questo momento mi sembra a posto sia mentalmente che fisicamente, quindi per la partita di domenica mi fa presagire in un risultato, diciamo, positivo. Cosa temi in particolare di questa corazzata di Mister Prina? No, è una squadra completa in ogni reparto, diciamo, il loro punto di forza è il centrocampo e l'attacco, quindi, diciamo, la parte più debole mi sembra la difesa, quindi cercheremo di attaccare molto di più, anche perché nelle ultime partite 5-6 palle gol le abbiamo sempre create. Cercheremo anche domenica di creare queste palle gol e di portare a casa un risultato che ci dà morale e classifica. Sappiamo che purtroppo ci sarà un'emergenza difesa con Dorsi sono squalificati per un turno. Come pensa di gestirla questa emergenza? Ci sarà il recupero di Reato e poi valuteremo se far esordire un ragazzo dalla Beretti o trovare un'altra soluzione in questi ultimi 3 giorni di allenamento. Quindi, insomma, è possibile anche pensare a un cambio di modulo rispetto al consueto 4-3-3, potremmo vedere magari in campo un altro Sì, schieramento tattico contro l'Entella. cercheremo di provare anche un 3-4-3, però i cambiamenti vanno valutati nell'allenamento, quindi non c'è ancora la certezza di questo cambiamento di modulo tattico. Facendo un attimino un passo indietro per concludere, cosa è mancato a Salò per portare a casa un risultato positivo che tutto sommato a un certo punto della partita sembrava anche possibile da ottenere? Dopo l'espulsione è stato, diciamo, difficile rimontare il risultato. Ci abbiamo provato, bastava avere un pizzico di fortuna sul 3-2, abbiamo avuto due palle gol, una con De Vita e un'altra con Ferri. La palla non è entrata, è stato bravo anche il loro portiere, però le occasioni ci sono state, quindi un pizzico di fortuna in più avremmo portato a casa come minimo il pareggio. Speriamo di averla poi domenica con la capolista. Sì. Speriamo di averla domenica con la capolista, quindi sarebbe un bel colpo alla nostra classifica.